Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Non è una bella giornata oggi perché, sapete, questa mattina vi ho dato quella triste notizia di quel carabiniere che prestava servizio alla compagnia di Lucera e che è deceduto a causa del coronavirus e quindi non può essere certamente una bella giornata. Rinnovo le condoglianze alla famiglia, alla compagnia dei carabinieri, alla città di San Severo perché era originario di San Severo e quindi non lo piangiamo soltanto noi, ma lo piange anche tutta la città di San Severo. Era una persona assolutamente solare, assolutamente disponibile, educata e gentile con tutti e quindi fa ancora più male. Mi dispiace veramente tanto. Che dire? Devo dire che non è facile quando accadono queste cose da farsene una ragione, perché insomma non dovrebbero accadere. Però purtroppo non possiamo farci nulla. Lui ha lottato, i medici hanno fatto il meglio che hanno potuto, ma non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta e evidentemente qualcuno più su ha voluto che andasse così. Vi dico che questa cosa probabilmente rimarrà per molto tempo nella nostra mente, perché insomma, poi lui faceva l'autista del comandante della compagnia di Lucera, quindi era molto conosciuto ed anche ben voluto. Era insomma una persona che sapeva farsi voler bene, però vabbè, pazienza. Veramente condoglianze di cuore a tutti coloro che lo amavano, a tutti coloro che gli erano vicini, familiari, parenti e amici.